Il film si apre con uno scienziato di nome Control che chiacchiera con quello che sembra essere un uomo virtuale che gli dice che la fine è vicina. La scena si sposta poi su un'intervista con un astrofisico, Michael Swafford, che è stato invitato a discutere del suo nuovo libro, dove spiega l'evento più violento nella storia conosciuta dell'universo, il lampo di raggi gamma, o GRB, credendo che sia l'ultima cosa che l'umanità vedrà prima di essere catapultata nella nostra non esistenza. Spiega inoltre che una volta che la stella di massa elevata collassa, la gravità ne schiaccia il nucleo nel buco nero, che inizia immediatamente a divorare la stella morente attorno ad essa, ma l'energia è troppa perché il buco nero possa consumarla tutta in una volta, e parte dell'energia viene espulsa nell'universo sotto forma di stretti fasci di intensa radiazione, e conclude dicendo che la Terra si trova direttamente sul percorso di questi fasci. La scena si sposta poi su Control che cerca di trovare un soggetto per il suo progetto per evitare che l'umanità venga cancellata, il che lo porta a scansionare il profilo psicologico dell'intera popolazione della Terra, e selezionano 943 candidati. Una squadra di Terra viene schierata per raccogliere i loro campioni di DNA, e solo uno di loro supera l'analisi. Il suo nome è Joe Steadman. Vediamo Joe seduto nel suo soggiorno, immerso nel dolore, mentre guarda i vecchi nastri di sua moglie incinta e di sua figlia Zoe. A sua insaputa, Control lo sta osservando mentre svolge la sua routine quotidiana e svolge la sua giornata. La sua cartella clinica mostra che Joe è in cura per depressione, autolesionismo e problemi ricorrenti di controllo della rabbia, il candidato perfetto per qualcuno che salverà il mondo. Joe lavora in un'azienda come guardia di sicurezza e ha due figlie separate, incapaci di perdonare suo padre che ha lasciato lei e la sorella minore Rea dopo la morte di sua madre. Zoe, ora 25enne, è una studentessa di infermieristica e vive da sola nel suo appartamento. Al contrario, Rea abusa di sostanze come suo padre. Ha perso la prospettiva e spesso viene trovata vittima di abusi da parte del suo ragazzo. Control tiene d'occhio le ragazze e viene rivelato che Zoe esce con Michael, lo stesso astrofisico che è stato intervistato di recente. È passato un anno da quando Joe è stato pulito, e incontra la sua psichiatra per aggiornarla che ha ottenuto un lavoro alla reception presso una struttura finanziata dal governo. Anche se trova sorprendente essendo che non abbia mai fatto domanda per un lavoro, lo hanno contattato e lui ha accettato senza pensarci troppo, perché la paga è buona. Presto riceverà la sua fiche annuale di sobrietà, e ringrazierà il suo potere superiore che lo ha aiutato ad affrontare questa difficile situazione. Si lamenta di aver lasciato le sue figlie dopo che sua moglie è morta di cancro, ma mantiene alte le speranze che un giorno si riconcilierà con loro. Si ricorda di quando era marinaio su un peschereccio commerciale e tornava a casa dopo essere stato in mare per mesi. Sua moglie e le sue figlie lo avrebbero accolto a braccia aperte, e ora vive in solitudine, privo dell'amorevole famiglia che aveva una volta. Joe quindi cerca di riaccendere la sua relazione con Zoe e decide di farle un regalo. La incontra per strada fuori dal college mentre passeggia con Michael e le dice che ora è sobrio, ma Zoe mantiene le distanze e si comporta in modo sprezzante quando lui cerca di farle il regalo. Quindi Joe lo infila nella borsa e Michael si mette sulla difensiva in quanto sta mettendo la sua ragazza a disagio. Questo fa perdere la calma a Joe, che prende Michael per il collo e gli dà un pugno in faccia. Zoe in qualche modo allontana il padre, e gli urla che si sta comportando come una bomba a orologeria pronta a esplodere da un momento all'altro. Se ne va poi con Michael, lasciando Joe sconvolto. Una volta tornata a casa, Zoe prova a chiamare Rea, ma quando non risponde, lei sente che qualcosa non va e sospetta che Rea sia tornata alle sue vecchie abitudini. Michael, tuttavia, è ottimista e conforta Zoe. Nel frattempo, Joe gira per la città in un temporale finché non parcheggia e resta seduto in macchina a pensare a lungo. Beve, sperando di soffocare i suoi dolori e quasi si addormenta quando all'improvviso qualcuno gli mette un sacchetto di plastica sulla testa. Sembra che qualcun altro fosse nella sua macchina per tutto il tempo, alla ricerca dell'occasione perfetta. Ora Joe è bloccato, e lotta per togliersi il sacchetto dalla testa, ma presto perde conoscenza. L'uomo poi trascina Joe fuori, e viene portato al centro di ricerca scientifica di Control dove modificano i suoi sensi piantando un dispositivo nel suo nervo ottico, per poi lasciarlo fuori in un vicolo dove si sveglia dopo aver sentito improvvisamente una voce. Gli fanno male gli occhi mentre cerca di capire cosa sta succedendo quando si imbatte in una valigetta con il suo video del giorno in cui gli è stato assegnato la fiche di un anno da sobrio. Quando la apre, trova una pistola e un caricatore. Control si rivolge direttamente a Joe e gli dice che gli hanno messo un dispositivo negli occhi che permette loro di vedere ciò che vede lui, ma lo avverte anche che vedrà quello che loro vogliono che veda, e mostra i video delle sue figlie. Control lo prende in giro per il tipo di influenza che Joe ha avuto sulle sue figlie, una è diventata tossicodipendente, mentre l'altra soffre di stress estremo come conseguenza della loro famiglia distrutta. Joe lo supplica di fermarsi, poiché ogni volta che Control preme un tasto, lui ha un blocco del cervello. Proprio in quel momento, una donna entra nel vicolo con l'aria sinceramente preoccupata per Joe e gli chiede se sta bene. Lui le chiede di chiamare la polizia, ma con suo grande shock,
Control gli chiede di estrarre la pistola dalla custodia e sparare alla donna, altrimenti sparerà a Rea. Joe non ha scelta e preme il grilletto, e la pistola scatta a vuoto, probabilmente perché ha lasciato il caricatore nella custodia della pistola. La donna, però, ha un taser, che usa su di lui per metterlo KO. Prima di perdere conoscenza, sente la voce di Control, che gli dice che è il potere superiore di Joe. Successivamente, Joe si ritrova nel bagagliaio di un'auto e contatta le autorità, tuttavia, Control lo avverte che se ci riproverà, perderà le sue figlie. Joe è d'accordo con tutto ciò che dice Control e finalmente gli è permesso di uscire allo scoperto. Viene guidato in un determinato luogo, e gli viene chiesto di guardare nella borsa contenente un tablet. Questo gli mostra un video di Charles Margra, il presidente dell'azienda per cui lavora Joe. Gli viene spiegato di entrare e far tirare fuori a Charles un laptop che ha messo al sicuro nella cassaforte e autorizzarlo, il tutto mentre gli punta una pistola alla testa per convincerlo a farlo. Una volta che Charles lo ha autorizzato, Control chiede a Joe di mettere il pollice sullo scanner, che sorprendentemente corrisponde, e Control ha finalmente la conferma di aver scelto la persona giusta. Tuttavia, quando gli chiede di sparare a Charles, Joe si rifiuta di farlo e Charles approfitta della distrazione. Colpisce Joe con un attizzatoio, che interrompe il segnale, ma solo pochi secondi dopo, l'assistente di Control Sabi è in grado di ripristinare il video. Joe si toglie la maschera e rivela di essere stato mandato da un uomo che lo controlla. Dopo che Charles ha guardato Joe negli occhi confermando la presenza di un dispositivo, si rivolge a Control e dice che ha dovuto chiudere il suo progetto perché è troppo pericoloso, tuttavia, Control rimane impassibile. Proprio mentre Charles fa qualche passo indietro pronto a sparare a Joe, un drone armato abbatte Charles. Control ordina a Joe di prendere le forbici e di tagliargli il pollice, poiché ne avrebbero avuto bisogno. Più tardi, Joe ritorna per il suo turno alla struttura di ricerca e Control gli chiede di indossare la maschera prima di rilasciare gas tossico in tutta la struttura, uccidendo tutti all'interno nel nome del salvataggio dell'umanità, ovviamente. Dopo che il gas si è dissipato, Joe si toglie la maschera e Control gli chiede di raggiungere la struttura principale. Viene quasi messo fuori combattimento da una delle guardie che era ancora cosciente, facendogli perdere l'audio per diversi secondi, ma dopo averlo messo fuori combattimento, aver rubato le chiavi della struttura principale e aver usato il pollice mozzato di Charles, ottiene l'autorizzazione. È preoccupato per le sue figlie, ma Control gli assicura che ha solo un altro compito da svolgere e le sue figlie vivranno. Una camera di vetro più avanti mostra un'enorme macchina e Joe interviene per trovare la leva che deve tirare. Non appena entra, la porta della macchina si chiude e Control attiva la macchina, inviando un'elevata quantità di onde elettromagnetiche verso Joe, facendolo soffrire. Lo supplica di fermarsi, ma Control gli chiede di non resistere a qualcosa che era già destinato, riferendosi al fatto che Joe è l'unico che può comprendere gli effetti della macchina. All'interno, le onde influenzano Joe a livello subatomico e cambiano tutto il suo DNA, inviando una massiccia esplosione di onde attraverso la macchina che si irradia verso l'esterno e distrugge tutto ciò che tocca. La struttura esplode, probabilmente uccidendo più persone, ma per salvare l'umanità ovviamente, e la polizia e i giornalisti raggiungono rapidamente la scena. Dopo aver visto la notizia in televisione, Zoe piange, rendendosi conto di aver perso suo padre, mentre Michael cerca di consolarla. Nel frattempo, Joe si sveglia e si ritrova in una borsa con cerniera. Esce e si rende conto di essere a casa sua. È angosciato da ciò a cui lo sta sottoponendo Control, il che lo porta a sentirsi frustrato e all'improvviso le sue mani iniziano a brillare. Ha paura di quello che gli sta succedendo e prende a pugni lo specchio, facendo a pezzi il muro e mandando un'onda che frantuma le finestre. Control gli dice che ha sfruttato tutte le sue paure e le sue emozioni negative in una fonte di potere infinito, il che può solo significare che la sua terapista era pessima nel suo lavoro. Ora può usare i suoi poteri per salvare la sua famiglia, ma prima deve superare i test ideati da Control per sbloccare il suo più grande potenziale. Quindi gli chiede di raggiungere la posizione successiva, a cui Joe obbedisce, ma quando esce non riesce a trovare la sua macchina. Control quindi provoca Joe, a cui lui risponde dando un pugno al suolo perché è quello che fanno le persone arrabbiate. Anche questo invia una potente onda elettromagnetica che avvia una moto parcheggiata nelle vicinanze. La scienza è ben oltre Windows a questo punto. Control vuole che Joe affronti un uomo di nome Nico Sola, che è il fidanzato di Rea e quello che l'ha fatta diventare dipendente dalle sostanze. Joe raggiunge uno squallido luogo sotterraneo dove le ragazze sono tenute come showgirl legate da catene, e trova Nico che fa delle foto a queste ultime, ma quando affronta Nico, l'uomo mette fuori combattimento Joe e lo lega a una delle sue assi di sostegno. Nico viene a sapere che Joe è il padre di Rea e, per farlo arrabbiare, mostra un video in cui lui si approfitta di sua figlia. Ciò fa infuriare Joe al punto che rilascia una soglia di energia instabile che assume quasi una forma umanoide prima di tornare ad un'enorme forma di sfera nel mezzo della città. Presto scompare, e Control è testimone di tutto. La macchina segnala un aumento del livello di stress richiesto,
e Joe si libera dalle restrizioni ma viene pugnalato da Nico. Sorprendentemente, non gli fa male, e Nico prova a sparargli, ma i proiettili vengono assorbiti da lui. Terrorizzato per la sua vita, Nico cerca di scappare con la sua macchina, ma Joe lo raggiunge e Control attiva la memoria di Joe, facendogli emettere una potente onda elettromagnetica che uccide Nico quando fa volare la sua macchina. Il raggio però allerta la polizia, che presto arriva. Control dice quindi a Joe che ha fallito il test e deve costituirsi in modo da poter soffermarsi su cosa è andato storto. La polizia lo arresta subito, anche se dichiara di non essere pericoloso. Viene interrogato rigorosamente dalla polizia per essere stato presente ad entrambe le scene dell'esplosione. Control chiede a Joe di informare la polizia di una bomba nel cantiere navale, che ucciderà 20.000 persone se esploderà. L'ufficiale invia quindi immediatamente un'unità per verificare la veridicità delle informazioni, mentre l'altro ufficiale viene fulminato quando cerca di fare pressione su Joe affinché risponda alle sue domande. Anche Joe viene sbalzato dalla finestra per l'impatto, e prende l'auto della polizia per raggiungere il cantiere navale per salvare più persone possibile. Control fornisce a Joe un suggerimento sulla bomba che si trova in una cassa di spedizione. Con la polizia alle calcagna, Joe si precipita al molo, ma all'improvviso inizia a trasformarsi e presto diventa una sfera di energia. La sfera si fa strada e appare come un'onda Kamehameha che attraversa il centro della città e le case e crea più bagliori sull'obiettivo di un film Transformer. Joe raggiunge il cantiere navale e, usando i suoi nuovi poteri, solleva tutte le casse in aria lontano dalla superficie. Quando la bomba esplode, l'impatto fa volare il metallo e un pezzo di esso colpisce un aereo in transito, distruggendone la coda. Anche in modalità supereroe, prende ancora decisioni terribili nella vita. Joe, che ora ha assunto una forma umanoide, impedisce all'aereo di schiantarsi utilizzando le onde elettromagnetiche e, allo stesso tempo, impedisce a un treno della metropolitana di deragliare perché una parte dei binari è stata distrutta dall'ala dell'aereo. La notizia si diffonde rapidamente e Zoe è scioccata nel vedere suo padre vivo, ma proprio in quel momento, un gruppo di uomini rompe in casa sua e rapisce lei e Michael. Quando Joe raggiunge la casa di Zoe e la trova vuota, vede un laptop che riproduce un video dal vivo di lei e Michael tenuti prigionieri dagli uomini di Control. Control sfida Joe a salvare sua figlia e lui tocca lo schermo, ottenendo l'accesso al computer di questo. Gli dice che non è più sotto il suo controllo e appare nella struttura di ricerca di Control in pochi secondi. Forma uno scudo protettivo attorno a Zoe e Michael, e inizia a distruggere la struttura e ad uccidere gli uomini di Control, mentre lui rimane al suo posto come il vecchio testardo che è. Joe abbraccia sua figlia e le chiede di fidarsi di lui, felice che suo padre sia vivo e al sicuro. Lei è d'accordo, pronta a dargli un'altra possibilità per compensare tutti quegli anni in cui non è stato presente. Mentre Joe viene avvolto da una luce brillante, Michael sembra ipnotizzato e dice, liberaci, come se pregasse. Viene rivelato che era l'uomo virtuale che ha parlato con Control e lo ha aiutato a riavviare il suo progetto, poiché sapeva che la fine della Terra era vicina. All'improvviso, Control chiede a Michael di sparare a Zoe e di salvare l'umanità. Lui quindi come ipnotizzato le spara al petto senza pensarci due volte, ma viene subito ucciso da Joe. Dopo che Zoe muore tra le sue braccia, Joe controlla l'uomo di Rea che le spara alla testa, uccidendola all'istante facendogli perdere contemporaneamente le due figlie. Joe per questo perde il controllo, e da lui vengono emesse massicce onde elettromagnetiche, creando connessioni neurali e dandogli una forma soprannaturale. La Terra diventa parte di lui e Control viene assorbito in una delle reti. Dichiara di aver dato a Joe l'onnipotenza e, attraverso di lui, di aver creato un dio. Almeno non è una chiavetta USB. Joe perde il senso della percezione e, mentre l'energia da lui si diffonde, cancella Control e avvolge l'intera Terra. Nello spazio vediamo le onde di energia che arrivano verso la Terra, e Joe si rivolge da quella parte, ma mentre lo fa ricorda la promessa che ha fatto a sua moglie prima che morisse, tenere unita la sua famiglia. Quindi lascia andare la rabbia, assorbe il raggio dentro di sé e fa rivivere le sue figlie, che si ritrovano sulla spiaggia che visitavano da bambini. Mentre si abbracciano, Joe, ora completamente trasformato in energia, segnala alle sue figlie 143, che significa ti amo, ricordando loro che anche se potrebbe non essere presente fisicamente con loro, è sempre intorno a loro. Iscriviti per guardare altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione. Se siete arrivati fin qui lasciate un commento con l'emoji dell'altoparlante. A presto, con il prossimo riassunto.